amico, sono Cal. Ciao, Cal. Sono in una marea di gelato. Le scuole elementari, e papà i ha detto dolci. Niente dolci. Cal, dovevi restare al riparo. Ero al riparo. Oh. Yeah. Che cacchio di... Ma chi gliel'ha fatto fare ad Ash Ketchum di fare questa voce, Dio mio? Un pollo arrosto che sembra che stia venendo lì per mangiarci. Corri, allora, tipo, abbiamo... o sarò il nuovo gusto della settimana. L'aspirante, il pugno e la pistola scaldante. Che tra l'altro, scusami un attimo, pistola proprio fondente. Un secondo, allora, due secondi ora. Prima di tutto, questo aspiratore non potrebbe aspirare il chili e simili? Seconda pistola cosa fondente. Una pistola che spara calore, perché non può passare attraverso il muro? Io lo so che parlo in modo logico, però cacchio, Ed ecco, cioè, qua che ci vorrebbe brucia realmente poco per fare una roba simile. Ai. Allora, io credo che la pistola non aumenti il suo... Yuppie! Sì. Non posso farlo. Non posso farlo. Sì. Yuppie un cazzo, che... cretino. Io credo che il gioco intenda che tu debba, ecco, esattamente, aspirarti un po' di avocado e con l'avocado aspirato... Ed ecco qua. Fai così, non semplicemente, brucia, no? Facile. Però scusami, una pistola così, con un potenziamento adeguato, non basterebbe che tu... Qua lasciamo perdere che ho, che ho fatto andare io tanto così in avanti e lui è andato nella salsa chili. Sarò il nuovo gusto della settimana. Però davvero non basterebbe che semplicemente col potenziamento, oltre alla velocità, aumenti il raggio. Io la butto lì, cioè nel senso, io la vedo così che dovrebbe funzionare un potenziamento. Poi magari mi sbaglio, Non brucia? Poi magari mi sbaglio. Operazione io, per carità. Avocado! Però se tu mi metti il potenziamento di un'arma, me lo metti per tutte quante le statistiche, giusto? Non brucia? Cioè non... Operazione! Non me la metti a metà la cosa. Avocado. Operazione avocado. Operazione io ti avocado. Flint, io ti odio. Io appena, ti giuro, metterò giù questo avocado. Gioco ti disinstallerò per sempre dalla PlayStation. Eseguita. Non mi vedrai mai più, Flint, te lo giuro. Yeah. Te lo giuro, quanto è vero, iddio, io ti cancellerò per sempre, ma non tanto, credetemi. Mega tirapugno. Pistola fondente. Non perché il gioco sia brutto o altro, davvero. Il gioco bene o male è fatto anche decentemente. Cioè ho giocato totalmente di peggio. Anche se Megamind questo gioco se lo mangia veramente. Megamind è stato fatto molto meglio, nonostante il gioco fosse un filo banale, nel senso, anzi più che il gioco, la storia. La storia, secondo me, è caduta. Sono cadute delle gocce di burro dal cielo. La storia è stata abbastanza banale, nonostante l'idea dei tre super cattivi che cooperavano col cattivo principale gigante, beh, ci poteva stare. Era veramente interessante il concetto di Blue Titan. Anche se, detto sinceramente, la realizzazione finale non è stata delle migliori, nel senso, mi hanno rubato le cose e adesso dobbiamo andarle a riprendere. Ok, sì, però, ok, mi hanno rubato il concentrato per creare Titan, che è quello che poi aveva rubato a Metro Man. Ok, belle incipit. E poi cos'altro hanno rubato? Oh no, hanno rubato le mie cellule intelligenti. Operazione le cellule, avocado. Quelle lì che lui aveva per... Ecco qua. C'è un cicinino di salsa piccante e stavi per crepare come un idiota, Flint. Riscaldatura. Comunque, dicevamo, e mi hanno rubato le cellule intelligenti. Iniziata. Oh no. Quindi... Oh. Hanno rubato le cellule per fare sia Titan sia per fare Metro Man. Cioè per fare Megamind in pratica. Ok. Come le hanno rubate queste cellule? Nel senso, perché c'erano delle cellule
di Megamind, o per meglio dire, da dove sono uscite fuori? Avessero rapito anche lui, avessero fatto allora. Tirapugno! Ecco, lo sapevo. Cambio di fase. Avessero rapito anche lui o cose simili, l'avrei capito forse anche un attimo di più. Pensavo di buttarlo anche sul muro. L'avrei capito un attimino di più. Sarebbe bizzarro. Davvero. Persino oggi. Pistola fondente. Aspetta, ti prego. Pistola fondente. Allora, ammetto che ci ho sperato. Polverizzazione. Ammetto che ci avevo sperato di schiacciarlo col marshmallow. Fusionatura. Avrei preferito comunque, come dicevo, una elaborazione della storia di Megamind un attimo diversa, nonostante comunque sia stata fatta bene. Bene o male, questo qua di Flint segue la trama principale del gioco. E ci sta. Lo sapete che io apprezzo i titoli che mantengono bene o male la linearità col prodotto originale. E ci sta, ci sta. Questo titolo, a parte qualche pistola fondente, minimo cambiamento, sta seguendo una trama che è quella principale del film, ovvero la macchina è impazzita, il sindaco ha rubato la cosa, dobbiamo fermare la macchina prima che il mondo venga devastato dal cibo. Ci sta, è la trama originale, mi piace. Megamind invece seguiva una trama tutta sua, seguiva un seguito del film, e questa cosa a me piace, cioè nel senso... Ehi, sono qui, salvami, fa qualcosa, se non ce la farò, Flint, seppelliscimi. Perché? Nel cacao in polvere. La mia domanda principale è: perché ti dovrei come dire, seppellire nel cacao? La risposta non voglio neanche darla, ma perché sono bravo. Mega tirapugno. Non voglio fare congetture. Mega tirapugno. Perché i bambini adorano. Non temere, Flint, non sento nulla. Madonna, ma è un pollo kung fu. Liquidazione. Aiuto. Sono seguito da un pollo kung fu. Qualcuno mi salvi. Certo che in queste zone proprio si sono sprecati a nascondere le palle di gelato, Se non ce la farò, Flint, seppelliscimi nel cacao in polvere. Perché? Comunque, aia. Sto facendo come negli anime che continui e distruggi anche il muro che c'è dietro di loro. Pistola fondente. Si è sciolto, ovviamente. Ehi, sono qui, salvami, fa. Hai rotto le scatole, Cal. Stati zitto. Mamma mia, che bambino petulante. Ecco, fatto. Aspetta. Aspiralo. Distrutto? Sì, perfetto. Non temere, Flint, non sento nulla. Me ne manca una. Dove? Dov'è quell'ultima palla di gelato? Pistola fondente. Aia. Pistola fondente. Ecco fatto. Dov'è quell'ultima palla di gelato? Dove abbiamo mancato una palla? Se non ce la farò, Flint, seppelliscimi. Cal, zitto, per favore. Ho altre priorità in questo momento, per favore. Dov'è quell'ultima palla di gelato? Dove l'abbiamo mancata? Non è in questa zona. Quindi vuol dire che è in una zona nascosta. È in una zona nascosta che era nascosta probabilmente dietro un muro, qualcosa del genere. Queste zone qua, tipo. Dove possiamo averla dimenticata? Non lo so. Eppure sono stato attento. Pistola fondente. Eppure sono stato attento. Non riesco a capire come l'abbiamo mancata questo giro. Non farmi tornare di nuovo, Cal. De boia.
Oh, finalmente siamo al livello 3 delle armi. Oh, Cal. Dove cacchio l'ho mancata quell'ultima palla di gelato, però? Che nervoso. Mi irrita... Il segnale, però. Che è successo? Mi irrita quando... Quando succedono ste stronzate. Perché poi... Mi chiedo continuamente dove sono quegli oggetti. Perché ne manca uno. Finché ne mancavano due, tre, dici, vabbè, hai mancato una zona. Ma quando ne manca uno, dici, non è possibile.